punto siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana. E beh, oggi puntiamo in alto, mi verrebbe da dire, perché parliamo di una nota banca d'affari, eccola qui, Morgan Stanley. Perché questo titolo? Beh, per due ragioni, uno di carattere di analisi tecnica, l'altro di carattere semplicemente di mera analisi fondamentale, perché sappiamo che tendenzialmente un periodo ciclico temporale che vede e vedrà comunque, al di là delle battute di quanti siano i punti base, ma comunque vedrà il rialzo dei tassi, sappiamo che va a favorire tendenzialmente, storicamente, banche d'affari. Chi gestisce denaro, chi colloca e eroga prodotti finanziari. Quindi in teoria le banche dovrebbero nel medio periodo andare a beneficiare, al di là del sell-off, che quando c'è il mercato è un grande mare, una grande onda, insomma, scende tutto perché c'è paura, panic selling, e si vende anche quello che non andrebbe venduto. Detto Certo. questo, Morgan Stanley è, come dicevo all'inizio, uno di quei titoli che ha già perso tantissimo. E che quindi un dividendo che Morgan Stanley potrebbe erogare quando all'inizio di quest'anno era 110, adesso sta a 75. Ecco che se Morgan Stanley decide di erogare agli azionisti, dico una cifra a caso, 3 dollari per ogni azione, se io ho le azioni a 110, i miei 3 dollari valgono sì e no il 3%, se io ho le azioni a 70, i miei 3 dollari valgono il 5% come dividendo. E quindi quando titoli importanti sono scesi ingiustificatamente troppo, diventano allettanti anche per fondi e investitori istituzionali. Ok, allora possiamo andare a vedere anche graficamente Morgan Stanley. Abbiamo due grafici daily, Sì. Beh, partiamo dal primo e che cosa metti in evidenza? nel primo metto in evidenza con una bella riga blu, quindi lasciando per un attimo da parte le Japanese candlestick, il movimento, così che all'occhio bisogna anche fare analisi tecnica in maniera semplice, all'occhio evidenzia proprio come si stiano formando dei massimi e dei minimi decrescenti, quindi c'è un trend in atto ancora ribassista e andiamo a individuare un target di arrivo, dove potrebbe essere interessante poi evidenziare una potenziale area di rimbalzo, e parlo dei 67 o 68 dollari, che è semplicemente il 50% del movimento che era partito nel 2020 da area addirittura 28 dollari fino ai 110 del 2022, e quel target dei 67-68 dollari sarebbe il 50% di quel movimento. In generale, graficamente in analisi tecnica, il 50% di movimento così ampio è sempre un livello che tende a dare cenni di rimbalzo e quindi va assolutamente monitorato. Ok. E senza Fibonacci, nel grafico successivo, rimanendo sempre sul daily. Sì. Si è visto che ho fatto un gestaccio alla regia, no, gestaccio, un gesto Si è amichevole, visto solo il sorriso, eh? tranquilla. Ok, vabbè, ma poi la diretta non è che è un problema. Stavo mimando con Alessandra in regia, che saluto nuovamente. Ecco qua, vabbè, ecco, questo adesso vediamo il grafico così non vedete più me. Grafico daily numero 2, eccolo, qui cosa emerge? Beh, qui emerge la trend line dinamica, ossia obliqua, che vediamo aver respinto al rialzo con il test il prezzo, e l'eventuale nuovo test in area 68 coinciderebbe sostanzialmente con l'area statica, cioè orizzontale, che poi era quella vista nella griglia di Fibonacci, e che vediamo con la freccia in rossa a sinistra, come nel 2021 fosse già stata un'area supportiva. Quindi sostanzialmente 67-68 dollari sono un'area che offrono un doppio supporto di medio periodo, che consentirebbe mettere in portafoglio Morgan Stanley a un prezzo di sconto rispetto ai massimi, e quindi va assolutamente, secondo me, ovvio, monitorata. Ottimo, e quindi da oggi entra nella nostra watchlist, o meglio nella watchlist di Enrico J, che diventa anche un po' la nostra e la vostra, quindi per qualsiasi altro dettaglio contattate Enrico.